io conto sempre tutto perché mi occupo di intelligenza numerica, non posso non contare, no? Allora, un incoraggiamento corregge più di 89 rimproveri, l'ha scritto Malka Magalit. Quindi voi sappiate che ogni volta che un bambino viene incoraggiato, nonostante sbagli, avete 89 probabilità su 100 di riuscire ad aiutarlo di più che se gli dite ma insomma basta. Anche io lo so, però mio figlio spesso mi ricorda. Ma perché questo? Mi sono dimenticata prima di dirvelo. Perché noi tutti, per una serie complessissima di motivi che hanno a che fare proprio su come funzioniamo, instauriamo fissità funzionali dei nostri cortocircuiti e ripetiamo per imitazione dei circuiti che sono dei circuiti che anche a noi hanno danneggiato. Quindi ci vuole veramente un'operazione di diciamo consapevole e competente lucidità nel fare il nostro mestiere di educatori o di clinici, perché altrimenti tutto il meccanismo che diciamo bene a parole di proiezione lo vediamo soltanto negli altri e questo ci limita nell'aiutare. Quindi un incoraggiamento, 89 rimproveri e 30 secondi di abbraccio uguale ossitocina, cioè, capito? Carino. Io volevo dare un moltiplicatore in più. I collegamenti sono 4.000, quindi significa che ora non so quanti sorrisi, ma stiamo andando molto bene. È veramente è un nuovo, diverso modo di fare i convegni, credo che sia ormai certo. La mezza scommessa l'abbiamo vinta. Dopo, l'altra cosa è sempre... Ma vediamo se si manterranno. Vabbè, no, comunque diciamo così, questo va però a merito di tutti i relatori di oggi, perché questo va diviso fra relatori, fra i quattro relatori, me i cinque. Poi c'è questo, lo dico, bravo collega, è per la Lucangeli, mi ha fatto sorridere più di 15 volte sfatando le statistiche. Lavorando con i bambini ho già questa predisposizione al sorriso, il loro contagio è la pandemia di cui tutti abbiamo bisogno. È molto carina, l'ho voluto leggere come cosa. Sono arrivate domande, ne stanno arrivando tante, io volevo dire anche per non, diciamo così, ci aspettano altri due giorni dei lavori, quindi io proporrei le domande e domani mattina alle 9 puntuali, questo qua che è venuta, ci ha raggiunto dagli altri vari relatori domani da Padova e da Palermo, corretto? O da Bruxelles, Burgio, e quindi ci saranno... Catania, insomma, da tutte le parti. Quindi io l'unica cosa che vi dopo le domande è che domani mattina alle 9... puntuali, anche se no questi 4.000 non sorrideranno più, ma cominceranno a dire un sacco di insulti e parolacce, io vorrei evitare e dare la possibilità. E poi un'ultima cosa, se continueranno a venire domande, io chiedo però di passarle poi a voi relatori, a seconda delle indicazioni indirizzate, per poi rispondere anche sul sito, perché lasciare scoperte le persone fanno domande è una cosa che tutti i convegni facevano una domanda, no, troppo tardi, io avrei voluto tanto sapere. Allora vorremmo fare in questo modo, cercando di magari sintetizzare le risposte per più domande insieme. Tutto qui. Se leggete qualcosa, ecco, anche per dare... Anche se qua ce ne sono due... No, vabbè, fate le vostre. Va bene. Allora, domanda alla dottoressa Di Renzo. Sono un insegnante della scuola inferiore. Non sempre la scuola va di pari passo con la diagnosi. Come conciliare le due cose quando hai 28 alunni con 3-6 casi problematici sempre più numerosi? Grazie. Lucia. Le domande difficili mettiamo da parte. No, è che qui la risposta è fin troppo scontata, nel senso che le insegnanti della scuola primaria lavorano a volte in condizioni difficilissime. Conciliare 28 bambini di cui qualcuno con problema è quasi impossibile. E quindi questo è un appello che rilanciamo, no? Cioè non credo che possiamo rispondere né sul piano comportamentale né clinico, è un appello che va rilanciato sicuramente.
le classi della scuola primaria devono essere classi con numeri minori, perché altrimenti, o quantomeno con più insegnanti, e purtroppo qualche volta non accade. Ok, poi ce ne sono due che possiamo, penso, un po' accorpare, perché sono riferite appunto al primo intervento del dottor Bianchi. E la prima è: mio figlio è andato a scuola a 5 anni, adesso è dislessico, è dislessia o l'ho mandato a scuola troppo presto? E la seconda è: quanto detto indica che molte diagnosi non sono adeguate, questo è un problema per noi genitori perché non sappiamo se stiamo facendo la giusta terapia. Per quanto riguarda la prima, adesso c'è tutta una diatriba, perché tutti spingono i bambini a 5 anni ad andare a scuola. Noi siamo pieni di bambini in terapia perché sono andati a scuola a 5 anni. Io purtroppo lo dico ai genitori che, diciamo, su 100 bambini che vanno a scuola a 5 anni, 30 vanno alla grande, cioè veramente sono idonei. 40 stentano e 30 soffrono. Quindi il criterio è, perlomeno per questi 70, cerchiamo di lasciargli un anno di gioco, fargli fare 3 anni di scuola materna e non mandarli. Veramente guardate che la scuola vista da un bambino dice una tortura. Mi mandano a scuola a 5 anni, mi fanno uscire alle 4 e mezza, mi danno i compiti a casa e se non sono poi bravo nelle altre prestazioni sono la pecora nera della famiglia. Ma ho guardato, c'era 8 anni, dico, in effetti ha ragione. Il problema è che i bambini vanno inviati secondo un grado di maturità, oltre che di intelligenza. Sì. Quando facemmo la ricerca nelle scuole di Roma, comunali, statali di Roma, della materna, i bambini a 5 anni, a questa percentuale enorme di dislessia, non erano dislessici, erano immaturi rispetto all'età, sì, in cui sono stati infatti inviati. Infatti va ripreso il dato. Nella stessa scuola, nella stessa identica scuola, di 6 anni è il 3%. 5 anni e 14, perlomeno una domanda porsela. Sul fatto, guardate, io credo che il convegno di oggi sia la dimostrazione che esperti bravi sono in tutta Italia. Quindi la possibilità di avere una valutazione concreta e sana e predittiva di una buona terapia c'è ovunque. Non c'è dappertutto, ma questo fa parte un po' del... anche perché noi siamo molto tutti di moda, per un anno, 5 anni c'è una cosa, 5 anni c'è un'altra, e quindi io infatti quando avevo letto Allen Francis, che l'avevo letto, c'è bipolari, mi manca. Quindi io credo che fra qualche anno avremo una montagna di bambini bipolari in Italia. Ci stiamo arrivando perché, cioè, ve lo dico perché, io l'ho, dalle diagnosi che noi vediamo tanti bambini, questo ha la comorbidità. Io guardo, sì, ci ha spiegato che a volte è violento, a volte è depresso. E allora mi sono tornato in mente le parole di Alan Francis, non c'entra niente, ma fra poco ne avremo tanti diagnosticati bipolari, il che significa che non so quanto sia frutto di un dato reale clinico oggettivo e non quanto di una onda che arriva, è come uno ogni 50 un bambino autistico, guardate, è veramente... Poi una cosa che io chiedo a lui, ma lo dico che abbiamo questi 4.000, quando si dà la diagnosi di spettro autistico, dire spettro o dire autismo c'è una grande differenza, non è la stessa cosa, né come risultati, né come tipo di qualità di vita che c'è davanti. Quindi uno specificatore, come hanno anche chiesto, chi ha scritto questo, hanno chiesto di dare gli specificatori, che significa che cosa c'è veramente di più grave e di meno grave, che quindi quali sono le possibilità. Quindi quello che è stato comodo, perché... fare tutto spettro autistico, non è comodo per i genitori, perché si prendono comunque tutti la stessa diagnosi, tutti con la stessa gravità. E questo è un errore, io vorrei dire, etico da parte nostra, perché specificare significa dare ai genitori una conoscenza reale del problema. Non si può modificare la realtà, però non si può neanche appesantirla per una scarsa partecipazione nell'incontro. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, sul fatto che diceva anche il dottor Chiamenti prima, che, diciamo, si tende a considerare nell'attuale scenario, perché poi assistiamo a mode, credo che, insomma, l'elemento forte che è uscito nelle relazioni di oggi è che appunto non si può non tener conto di tutti gli elementi. Però viene sottovalutato un po' l'aspetto di maturazione affettiva, siccome il bambino scrive, fa bene i giochetti, no, è pronto e va a scuola, ma tra i prerequisiti per la scuola non c'è solo che il bambino
bambino sappia disegnare e scrivere le letterine, c'è che possa stare, che abbia la capacità di reggere la frustrazione, A, di stare seduto, B, di apprendere, C, di non capire, e questo è un requisito altrettanto importante come quello delle funzioni visive, eccetera, eccetera, e quindi va annoverato insieme agli altri. E ce ne sono, ce n'è una per la dottoressa per Lucangeli, che se è possibile avere una definizione perché di worm cognition, perché si è spezzato l'audio e si è sovrapposto. No, lui e questa sì, Francesca allora, Cucchiara. Worm cognition vuol dire cognizione calda, quindi cognizione più emozioni, quindi la definizione è anche così intuibile. Però mi permetto di entrare nel dibattito un attimo sulle questioni di dislessia, disturbo, autismo, attaccamento, ecco. Perché per essere sincera voglio che escano le informazioni corrette per come possiamo darle. Un ritardo nella lettura, una immaturità nella lettura può fare errori e lentezza nei tempi di lettura, quindi i sintomi sono simili, ma questa non è dislessia, perché sia dislessia, e l'ultimo DSM lo chiarisce, ci vuole una permanenza del disturbo al di sotto di una certa soglia, nonostante i sistemi di aiuto diano tutte le condizioni perché evolva bene come dovrebbe evolvere se il disturbo non ci fosse. Quindi il disturbo c'è ed ha una base strutturale, neurofunzionale, perché non migliora come migliorerebbe nello sviluppo tipico. Ecco che allora i sintomi sono simili, ma il bisogno di aiuto è molto diverso. Quindi noi, se non dobbiamo fare l'errore di rendere patologia ciò che è educabile, non dobbiamo fare l'errore di non vedere ciò che ha bisogno di un aiuto specifico, perché appartiene a un pattern di struttura differente. Quindi nella maturazione delle funzioni ci sono tempi evolutivi, disarmonie, ma anche pervasività del disturbo. E quanto più è pervasivo, tanto più c'è bisogno di competenza d'aiuto corretta per quel dominio. Quindi con questo faccio un riferimento per esempio al discorso giustissimo delle sindromi dello spettro autistico. Le etichette possono essere ambigue, possono ambiguare, questo rende più facile ma meno corretto da un punto di vista sia professionale che, in questo senso tu hai detto prima Federico, etico. Perché? Perché il disturbo autistico non è un disturbo dell'attaccamento, ma non c'è niente che vieti che nel disturbo autistico ci sia anche disturbo dell'attaccamento. Cioè il principio di non contraddizione che vi ho invitato ad adoperare è: nulla determina di tutte queste variabili da sole la complessità della fatica, della condizione di spettro, dei disturbi del neurosviluppo. Quindi ci potranno essere profili differenti negli autismi, così come nelle dislessie, così come nelle discalculie, così come io e la dottoressa abbiamo meccanismi universali identici, due donne, due occhi, un naso, una bocca, caratteristiche identiche a livello universale, ma siamo completamente differenti. Quindi lo stesso tipo di, forse è il mio cellulare che disturba, scusate, lo stesso tipo di direi prudenza vi invito ad averla nel momento in cui farete delle diagnosi che adoperano queste etichette. Bisogna saper differenziare i meccanismi universali, le intensità delle sintomatologie e le caratteristiche individuali, altrimenti diciamo che il processo di aiuto è più in parola che in i famosi specificatori. Dopodiché io di bimbi con disturbi dell'apprendimento ne vedo tantissimi da tanti anni e sono la persona che ha fatto la battaglia più importante, credo, in Italia per non patologizzare ciò che è educabile.
e nell'ambito della maturazione dei processi sono convinta che noi, se agiamo nelle finestre evolutive giuste, possiamo ottenere risultati significativi di risoluzione. Quanto prima interveniamo, e nella plasticità cerebrale questo è possibile, più determiniamo un cambiamento nella struttura. Quindi, sebbene non dobbiamo fare diagnosi prima della possibilità di diagnosticare, dobbiamo fare identificazione del bisogno d'aiuto il prima possibile. La parola diagnosi rischia di rendere tutto posposto, non soltanto. La parola diagnosi serve per mettere in avvio una serie di norme di tipo sanitario, nulla a che fare con i meccanismi di potenziamento della funzione. Quindi il ragionamento è molto complesso, non lo voglio semplificare, però volevo soltanto dire: non si può semplificare né in un senso né nell'altro, e non riconoscere le differenze tra sotto la stessa etichetta è proprio, credo, una scusa da incompetenza. Ho detto, una persona dice: maestro di scuola primaria, perché nessuno finora ha mai parlato della scuola primaria? A parte se ne è parlato, ma fondamentalmente domenica mattina è tutto il mondo scuola, ecco perché c'è stata questa... Anche qui diceva un'altra insegnante di scuola primaria, perché nessuno ha parlato di intelligenza, parola che spesso noi usiamo come insegnanti. Beh, in realtà ne abbiamo parlato... In realtà di intelligenza e di processi cognitivi ne abbiamo parlato come assolutamente interdipendenti e connessi con il resto, ma poi nelle prossime giornate, quando si affronteranno le tematiche, verrà meglio. Le ultime due, perché riservo la mia per la professoressa Lucangeli per ultimo. No, l'importanza di una diagnosi precoce nei primissimi anni di vita, l'importanza della formazione di educatori e operatori del nido e dell'infanzia, ovviamente la rimando a domani alla presentazione della scheda, che avrà tutti i contenuti che risponderanno a questo bisogno, cioè, o meglio, il tentativo. Ce n'è anche un'altra, desidero chiedere cosa ne pensate riguardo l'intervento comportamentale ABA, ritenuto unico efficace nelle linee guida per l'autismo. E arriviamo a domani con l'autismo. No, però soltanto una cosa voglio dire, che rimandiamo domani, a domani. Questo a domani. E credo che quello che emerge da questo pomeriggio è proprio che stiamo parlando di un approccio che contempli le contrapposizioni, che contempli tutti gli aspetti, e quindi non un unico metodo che pensi di poter risolvere la questione. Questo in assoluto, qualunque esso sia il metodo. Tutto il pomeriggio abbiamo cercato di parlare di complessità, e alla complessità del bambino, alla complessità del nostro stare con il bambino, non possiamo mai rispondere con un unico metodo, né possiamo pensare, nessuno di noi credo in qualunque momento, di essere il detentore della verità in assoluta, quando i processi sono così complessi e delicati. Questo. Volevo aggiungere una cosa: spesso nella pratica clinica incontriamo bambini che hanno grandi abilità e grandi deficitarietà, cioè sviluppi molto articolati che associano competenze e discompetenze. Questo profilo, che è assolutamente evidente, forse rientra nell'ambito di quella che oggi si parla di sviluppo cerebrale atipico, ma faccio riferimento perché, piuttosto che una diagnosi, si può pensare ad un interessamento di più profili cognitivi in un modo diversificato, ecco, per tempi diversi, come dicevamo poco fa, che introduce a quel concetto del continuum di severità sintomatica o di espressività sintomatica, che supera abbondantemente l'analisi categoriale dei quadri morbosi e supera soprattutto il concetto di comorbidità. Voglio dire che il discorso della non diagnosi, oppure di una diagnosi sequenziale, cioè la fotografia del bambino in un certo momento è una delle tante fotografie di quell'album che è la sua vita, il suo percorso maturativo, anche il suo stare con l'altro. E secondo me questo è il principio da seguire. Poi sull'analisi, sull'individuazione e quant'altro ne abbiamo parlato, ne parleremo domani.
però credo che le cose siano cambiate, perché adesso il prototipo di bambino con cui abbiamo a che fare è questo, non è quello che parte e rimane quello che è, e se parte e rimane quello che è, c'è qualche cosa che non va in chi se ne è occupato, insomma. Sì, e anche io volevo aggiungere che effettivamente tanti bambini oggi forse stanno male e non sono realmente malati, cioè, o meglio, non hanno la malattia. Mi riallaccio alla differenza fra dolore e sofferenza. In realtà tanti bambini stanno veramente male, ma non per questo non hanno bisogno di aiuto. Magari ancora non hanno sviluppato una malattia o non la svilupperanno. E c'era una domanda a cui credo che sia corretto rispondere per quello che possiamo, perché era rivolta al dottor Chiamenti, quindi ovviamente non potremo domani rinviarla, e in realtà la mandiamo sul sito, l'unica, quindi, ed è la correlazione tra vaccino e autismo, magari rimandiamo a lui, però una puntualizzazione sì, perché scrivono come mai molti pediatri si sostituiscono alle insegnanti della scuola dell'infanzia definendole visionarie. Io non mi permetterei mai di giudicare, ma valuto senza entrare in merito della professionalità del pediatra. Però non so se è arrivato il messaggio del dottor Chiamenti, che ha detto il contrario, cioè ha detto che a volte, la maggior parte delle volte, gli educatori delle scuole, specialmente dei nidi, sono di ausilio per il pediatra, perché vivono il bambino. Quindi non so se... forse, esatto, non è il messaggio. E per concludere, la mia domanda era semplicemente il significato del sorriso che ci aveva promesso. Ah sì, perché poi... Il significato del sorriso, allora, se avete avuto figli lo ricorderete, se no ve lo immaginate. Nei primi, cioè appena nasce il piccolo, frequentemente ha uno spasmo che assomiglia molto ad un sorriso, no? E ci emoziona. Questo spasmo con cui arriccia il viso è simile a quello che è nel grasping della mano, quando ci chiude il nostro dito nella sua mano, e i miei studenti sembra che tolga loro poesia quando spiego che è una memoria di quando eravamo degli scimmioni che dovevano scappare, no, velocemente sugli alberi, e che quindi in realtà questa è una memoria primitiva della nostra specie. Così questo spasmo del sorriso non corrisponde a quello che è in realtà il sorriso, cioè che cos'è. Intorno ai 2 mesi non c'è mamma, non c'è papà, non c'è persona che abbia avuto un bimbo davanti che non si accorga che ad un certo punto, quando lo sguardo diventa riconoscimento e tutte le ricerche sull'intersoggettività comunicativa dice l'io scopre l'io, ecco che il piccolo trasforma lo spasmo in sorriso sociale. Ecco, non so quante mamme lo sappiano, che in quel momento avviene uno dei miracoli più straordinari della relazione mente-cervello, perché lì si avviano tutti i circuiti dell'intelligenza sociale. In quel momento sguardo e sorriso. Allora, quando io ho lavorato con bimbi con tanti intensi profili di disturbo del neurosviluppo, la mia maestra, hai detto prima, che è Ina Van Berkler, su questi ambiti mi aveva insegnato che abbassandomi e guardando i bambini negli occhi riuscivo a innescare un meccanismo che era di alleanza diretta, perché a livello non verbale questo comportamento scendo e ti guardo dice tu sei importante per me, dice io. E questo suggerimento terapeutico che Ina Van Berkel mi aveva dato, io l'ho così tenuto nel cuore a lungo, fino a quando, incontrando un bimbo che era stato diagnosticato come mutismo elettivo, non trovavo gli elementi per credere alla diagnosi e suggerii all'insegnante che faceva era una supplente in realtà, un periodo con lui, di abbassarsi e guardarlo negli occhi e parlargli direttamente così. In questo frattempo, cioè nei 3 mesi di scuola, questo ragazzino che si chiamava Valentino e ho l'autorizzazione a chiamarlo per nome, ha imparato a leggere e scrivere e comunicava normalmente, però mai con un linguaggio se non semplicemente mimico o
protodeclarativo, no? Quindi a gesti. All'arrivo dell'insegnante di classe a gennaio, l'insegnante non sapeva che doveva scendere e parlargli con gli occhi dentro gli occhi. Quindi lui ha aspettato, ma questa non scendeva, lui ha aspettato, ma questa non scendeva. Quindi lui ad un certo punto ha preso la sedia, si è messo in piedi e gli ha detto che doveva andare a fare la pipì. Ecco, Valentino è un ragazzo che oggi è un modello di Vogue, guadagna tanti soldi e molto spesso mi manda dei finanziamenti per sostenere la formazione degli operatori che si occupano di disturbi del neurosviluppo e mi telefona regolarmente tutti i giorni del il mio compleanno, lui mi chiama oramai da tanti anni e mi dice: ehi prof, come te la cavi con i tuoi bambini? Dico: ma insomma dai Valentino, hai finito di laurearti in economia? No prof, dai, non ho tempo. Guarda Valentino, che adesso questa è una cosa che mi dispiacerebbe. Dice: lasciami il tempo di diventare ricco, che poi mi rioccupo dello studio. Tutto questo per dire che questo gesto non è psicologia da novella 2000, è conoscere come funzionano i processi maturazionali in quel tempo, in quella finestra evolutiva, lo scendere a guardare con gli occhi dentro gli occhi di quell'insegnante supplente ha innescato il meccanismo dell'intelligenza sociale e della comunicazione intersoggettiva, ha facilitato il riavvio del circuito corretto. Questa che cos'è? È educazione, è terapia, è neuroriabilitazione? Sinceramente non mi interessa, ha aiutato il bisogno corretto. Va bene. Concludiamo così. A domani alle 9 puntuali. Microfono. Ringraziare i 4.000 collegamenti oltre voi presenti, perché chiaramente ci ha dato tanta soddisfazione come tutto, come convegno, e anche significa una necessità vera cambiare qualche cosa nel processo diagnostico. A domani.